Sì, continua questa grande azione di Regione Lombardia, 200 li abbiamo investiti a maggio, altri 100 adesso per rimodernare i nostri ospedali, per acquistare macchinari tecnologicamente avanzati e quindi per migliorare le nostre strutture e i servizi sanitari. C'è stata un'adesione dei medici di medicina generale al 45%, un po' distribuita in maniera equa in tutta la Lombardia, tranne Milano, come se lo spiega? Milano è una realtà più complessa e quindi è più difficile anche lavorare in gruppo, avere un rapporto più fidelizzato col proprio medico di medicina generale, ma proprio per questo quel 30% forse è il miglior risultato che abbiamo in Regione Lombardia. Confidiamo che i medici di Milano aderiscano anche nelle prossime settimane. Comunque a Milano abbiamo una rete di strutture pubbliche che garantirà a tutti i pazienti cronici una presa in carico assolutamente efficiente e adeguata. Sono ore da bollino rosso in tutta la regione per il gran caldo e il pronto soccorso degli ospedali sono presi d'assalto, è tutto sotto controllo? Sì, per ora la situazione è sotto controllo, chiaramente invitiamo soprattutto gli anziani a non uscire nelle ore più calde a bere e le nostre strutture sono comunque per ora allertate e tutto procede per il meglio.